Si comincia, l'attesa è finita. Un pareggio che è servito quantomeno a muovere la classifica. Oggi cercheranno la vittoria, i 3 punti. Padovini. Barbosa. Occhio, cerca l'area di rigore. Aumann. Senza problemi il portiere, qui bravo in uscita. Occhio al suo movimento. Interrompono bene l'azione. Mauri. Pallone controllato senza difficoltà dai difensori. Prova lui! Rete! Rete! Aspettava il suo gol, il suo acuto, fuori casa, è arrivato. Occasione ed è subito rete. Ha lasciato partire una cannonata, nulla da fare per il portiere che ha solo potuto guardare il pallone entrare sulla sua sinistra. Ed ecco dunque arrivato il primo gol dell'incontro, 1-0. Arbitro che concede il vantaggio. Arbitro che sceglie la strada del cartellino già dopo pochi minuti. Insomma, la sensazione è di una gara molto spigolosa. Cartellino giallo, l'arbitro vuole dare subito un segnale ai giocatori. E se cominciamo così, chissà quanti ne prenderanno. Devono abbassare i toni. Possono ripartire dopo il recupero del pallone. C'è spazio per andare. Cercano il buco della difesa avversaria. Senza problemi qui per la difesa. Padovin. Sbaglia lo stop e concede il possesso agli avversari. Pulsetti. C'è il lancio sulla fascia. Barbosa. Punta l'area. Barbosa! Tutta la sua rabbia per l'occasione mancata. E anch'io sarei molto arrabbiato, abbastanza comprensibile. Padovin. Ottimo intervento difensivo. Grande recupero, attenzione! Si riprenderà dunque con un fallo laterale. Signorino. L'arbitro dice che si può giocare. Sì, corretto. Buona triangolazione. Ha riconquistato il pallone con un intervento ottimo. Buon recupero del pallone, possono ripartire. Lo ferma ma non controlla. C'è un buon anticipo. Paletta. Baragna metri. Grande chiusura difensiva. Prova a cambiare gioco. Padovin. Robben. Pallone gestito male e riconsegnato agli avversari. Pulsetti. Recupera il pallone con un intervento facile. Si avvicina all'area. Vargas! Ottimo l'intervento, recupera il pallone. Aumann.
l'azione interrotta. Sventa qui la minaccia. Samuel! Partita equilibratissima, parità assoluta. Il gol del capitano. Che trascinatore. Hanno pareggiato dunque 1-1. Hanno interrotto l'azione. Arbitro che ferma il gioco. Palla recuperata, azione interrotta. Palla schizza via dopo il contrasto. Ci ha provato col tacco, ma ha recuperato il pallone. Occhio, cerca l'area di rigore. È sempre lui, incredibile! Da gestire la situazione. Bella per carità la conclusione dell'attaccante, ma ci sono le responsabilità del portiere che non ha coperto la porta. Pierluigi ha ragione, in effetti è stato protagonista di un'uscita scellerata e gli è costata il gol. Restituisce bene il pallone. Ha perso il pallone. Paletta. Signorino. Ci saranno da recuperare 3 minuti, come mostra la lavagna del quarto uomo. Palla nuovamente in possesso. Vargas. C'è spazio per andare. Fermano la manovra avversaria. Comincia ora il secondo tempo. Ci sono metri a disposizione. Barbosa! Il difensore è un muro su questo tiro. Palla vagante. Palla larga. Cerca i compagni. Ha calibrato malissimo il cross e la difesa ha avuto vita facile. Barbosa. Punta l'area. Bravo. L'arbitro ha qualcosa da dire al giocatore. E l'arbitro non ha avuto dubbi, ha estratto il cartellino giallo. Un attaccante come lui non può farsi ammonire per un intervento del genere. Barbosa. Possono ripartire dopo il recupero del pallone. Sarà fallo laterale. Va
Ragna metri verso l'area, cerca la porta, portiere che blocca il tiro, bravo qui. Buon recupero del pallone, possono ripartire. Occhio al suo movimento. Cross che viene intercettato dal difensore. Fuori, sarà fallo laterale. Ottimo il tocco. Ha perso il pallone. L'arbitro dice che non è calcio d'angolo, ma rimessa laterale. Si avvicina all'area. Arriva la segnalazione di fuori gioco, tutto fermo. Ci sono i fischi dei tifosi di casa per le continue perdite di tempo. Io capisco ovviamente la difesa del vantaggio, ma qua stanno un po' esagerando forse. Stanno rallentando volutamente la ripresa del gioco a ogni interruzione. Si ripartirà con un calcio di punizione. Magnifica lettura difensiva. Hanno provato a sfondare per vie centrali, ma sono stati fermati. Passaggio intercettato. Spezzato bene qui il gioco avversario. Hanno recuperato palla nella zona mediana del campo. Palla schizza via dopo il contrasto. C'è stata la deviazione provvidenziale e sarà dunque corner. Questa è riuscita a pararla. Oggi non sta fornendo la sua migliore prestazione. Non è facile trovare spazi. Arbitro che ferma il gioco. È arrivato il cartellino giallo, dunque. Come voleva si dimostrare Pierluigi. Attenzione, c'è fuori gioco, è tutto fermo e se ne stava andando verso la porta. Linea alta, concesso la profondità e fuori gioco. Mancano 20 minuti alla fine. Buono il recupero, possono ricominciare. Grande chiusura difensiva. Samuel. Paletta. Signorino. Tocco di ritorno. Palla vagante adesso. Riviera. Samuel, occhio, cerca l'area di rigore.
È punizione, posizione invitata. A caccia del gol del pari. Paletta! È arrivata la rete che consente di riacciuffare la parità. Difensore che ha sfruttato al meglio questa sortita, trovando il gol. Segnare non è certo il suo mestiere, ma ha dimostrato di saperci fare l'occorrenza. Match davvero spettacolare, meno per i tifosi neutrali. 2-2 il risultato. Palla vagante. Tackle con il pallone che termina dunque in fallo laterale. Siamo entrati negli ultimi 10 minuti. C'è spazio per andare. Riviera! Grande parata questa. Fase finale della gara, occhio a questo calcio d'acqua. La spazza via. Cross in mezzo. Ottimo intervento del difensore. Palla spazzata in calcio d'angolo, intervento decisivo del difensore. Barbosa. Come un gol, qui il difensore ha davvero salvato la sua squadra. Ha veramente salvato la squadra. Stato fermato dal difensore. Paletta. Possono ripartire dopo il recupero del pallone. Riviera. Punta l'area. Nessun problema per la difesa che recupera. Oh, ma c'è spazio davanti a sé. Occhio all'inserimento. C'è fuori gioco. Sì, si alza la bandierina. L'arbitro ha fermato una potenziale azione da rete, ben coadiuvato dall'assistente in questo caso, che non ha avuto dubbi di poco, ma era fuori gioco. Tifosi di casa che cominciano a essere spazientiti dalle continue perdite di tempo della squadra ospite. Insomma, li possiamo anche capire. Capisco l'atteggiamento del offside che ci sta tutto, doveva temporeggiare invece di puntare subito verso la porta. Possono costruire qualcosa di buono da questa rimessa laterale. Ottima la chiusura, ferma l'azione. Hanno gettato al vento questa rimessa, regalando il pallone agli avversari. Mauri, che riflesso del portiere sulla deviazione aerea. E l'arbitro fischia punteggio finale di parità, 2-2. E oggi è un brutto giorno per questa squadra. È arrivata l'aritmetica certezza.